il territorio e i suoi prodotti. Questi sono stati i protagonisti del Giro dei Prati Stabili, svoltosi ieri mattina per valorizzare appunto i prati stabili. Cavriana, Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Roverbella e Volta Mantovana, questi i comuni coinvolti, nonché il Parco del Mincio. Una manifestazione che ha portato ciclisti e podisti a percorrere i luoghi più belli e a volte meno conosciuti del Mantovano, con particolare attenzione al Parco delle Bertone e a Bosco Fontana, dove non sono mancati anche intermezzi dedicati allo studio della fauna che lì vive. Tante le persone che hanno preso parte alla manifestazione, che solo tra ciclisti ha contato circa 500 partecipanti, che si sono dati appuntamento in piazza Marmirolo e da Roverbella per poi partire alla volta delle rispettive destinazioni. Diversi erano infatti i percorsi studiati per la manifestazione, un evento che per l'occasione ha però visto anche il raduno delle Fiere 500. Territorio, come detto, ma anche i suoi prodotti, con al centro le latterie dei Prati Stabili, con il loro grano padano. Tra queste anche la latteria sociale Roverbella, presente ieri con punti ristoro lungo il percorso ed in piazza Roverbella. Caseificio questo che fa della qualità e dell'attenzione al prodotto il suo punto di forza. Allora, la latteria è nata nel 1955 e i suoi punti di forza è il grana padano. Noi facciamo solo grana padano, dal 1955 facciamo circa 20.000 forme, siamo rimasti in 10 soci dai 100 di partenza e produciamo più latte con 10 soci. Ora noi le forme le teniamo qua nel nostro magazzino fino a 10 mesi. Poi quando viene marchiato vendiamo tutto alla conferiamo alla Virgilio. Sì, siamo una delle sei latterie promotori del Giro dei Prati Stabili, come anche la Fiera di Goito dei Prati Stabili. Latteria di Roverbella, ma non solo. Tra le tante latterie del grana padano, ruolo di primo piano infatti riveste anche il caseificio San Donato di Castellucchio, anch'esso inserito nel circuito dei prati stabili. Caseificio San Donato nasce nel 1959, è in società agricola cooperativa naturalmente, ed attualmente è composto da 9 soci, all'epoca erano molti di più, erano circa una trentina. Noi produciamo grana padano naturalmente, la nostra matricola è MN409. Oggi facciamo dalle 65 alle 80 forme giornaliere, praticamente produciamo annualmente circa 22-23.000 forme all'anno. La nostra latteria è una piccola latteria, però diciamo che all'interno tra i soci c'è un rapporto veramente molto buono, molto costruttivo. Stiamo producendo attualmente 65 forme, ma nei periodi di massima produzione arriviamo anche a superare le 80 forme giornaliere, per un totale di 22-23.000 forme annue prodotte. Siamo, come abbiamo detto, 9 soci, quindi è un piccolo caseificio, una piccola latteria, una realtà molto coesa, dove nonostante tutti i soci ci tengono molto a mandare avanti questa piccola realtà. Noi naturalmente facciamo grana padano, come ho detto, siamo nel circuito anche noi dei prati stabili. Appartenenza che diciamo che risale all'inizio, quando si è cominciato nel comune di Goito a far la fiera dei caseifici, cosiddetti dei prati stabili, insomma, facciamo parte dei 6 caseifici.